Io sono Francesco Duva, 30 anni, chimico, portavoce uscente della Camera dei Deputati. Sono di nuovo qui, ecco, ho passato 5 anni a occuparmi di università e ricerca in Commissione Cultura, a occuparmi della questione della mafia in Commissione Antimafia, ma soprattutto posso dire qui davanti a voi che siete messinesi che mi sono occupato di Messina, nei limiti di quello che può fare un deputato a Roma, perché tante cose si devono fare qui a Messina, altre a Palermo, ma alcune si fanno lì a Roma. E io devo dire che ne ho fatto, ho cercato di occuparmi delle questioni territoriali. Quali sono? Beh, mi vengono in mente alcune che riguardano Messina ma tutta la Sicilia. Penso ai treni a lunga percorrenza. Penso a quante volte hanno cercato di togliere questo strumento che serve ai meridionali per arrivare a Nord Italia, per viaggiare, la continuità territoriale. Abbiamo fatto una lotta a Palermo, l'abbiamo fatta a Roma, l'hanno fatta i cittadini con dei comitati spontanei che con 5 Stelle non hanno nulla a che vedere. Ognuno ha fatto la sua parte, sia chiaro. Noi abbiamo fatto la nostra. Oggi ancora i traghetti, i treni a lunga percorrenza, alcuni perlomeno ci sono. Bisogna vigilare, bisogna rilanciare. Abbiamo fatto venire Luigi Di Maio qui in passato, quando ancora non era il nostro candidato premier. È venuto, ha fatto di suo pugno, ovviamente confermata da me, un'interrogazione per chiedere che si investisse, che si possa investire nei treni di materiale freccia bianca, quelli che possono entrare nei traghetti tutti in un'unica soluzione, senza spezzare il carico, quindi in qualche modo, senza spezzare il treno, intendo, quindi anche risparmiando tempo nel traghettamento. Abbiamo fatto altro, ci siamo occupati dell'autorità portuale. L'autorità portuale ce l'hanno scippata, hanno fatto gli accorpamenti di fatto Messina con Gioia Tauro. Sono stato veramente, il Movimento 5 Stelle è stato l'unico a spingere affinché l'autorità portuale restasse a Messina. E poi un'altra cosa, perché vedete, pure è brutto se ci pensate, dobbiamo sempre difendere da quello che ci vogliono strappare. Cioè sentite, quello che ho fatto a Messina è un'altra cosa, corte d'appello. Vogliono lo togliere ancora, c'è questa cosa, di togliere la corte d'appello da Messina e da Caltanissetta. Lo dico perché abbiamo presentato una risoluzione in Commissione Giustizia. Giancarlo di Caltanissetta lo sa perché l'ha confermata la collega Azzurra Cancelleri, che l'abbiamo fatta assieme. Io ho riempito la parte di Messina, la collega Azzurra la parte di Caltanissetta, perché volevano togliere Messina e Caltanissetta. Voi direte, vabbè, ma quattro sono troppe. Non sono troppe in Sicilia, quattro corti d'appello. Anche perché la corte d'appello si tira dietro la direzione di stretto all'antimafia. Quindi se tu togli la corte d'appello togli un presidio importante per la legalità. Bene, noi abbiamo difeso il territorio, però devo dirvelo, dopo 5 anni l'opposizione sono anche un pochino stanco di limitarmi a difendere il territorio dagli attacchi del governo. Io voglio che il Movimento 5 Stelle arrivi al governo, io vorrei che noi arriviamo là e possiamo rilanciare tutte le questioni territoriali, tutto quello che ho detto e non solo, anche la questione... Grazie. Anche quello che è una vera piaga del sud, dell'Italia, del sud e di Messina, la disoccupazione. È arrivato un altro che ci viene a raccontare le sue formule magiche per risolvere la disoccupazione? No, noi però abbiamo un programma di 20 punti per la qualità della vita degli italiani con le coperture finanziarie. Ci vogliono 75 miliardi di euro per questo programma. Noi abbiamo trovato nell'ultimo anno, ognuno di noi, io in Commissione Università e Ricerca, ho scritto la parte insieme a dei colleghi riguardante Università e Ricerca. Quelli della Commissione Bilancio hanno trovato le coperture, hanno speso un anno intero su questo e noi siamo in grado, in una legislatura, guardate bene, a portare avanti tutti e 20 punti del programma, non dall'oggi al domani, non dopo un anno, dopo 5 anni di legislatura però ce la possiamo fare. E tra queste cose c'è il reddito di cittadinanza, in cui ci sono altri centri per l'impiego, dove quindi si spendono tanti soldi per i centri per l'impiego, quindi chi non ha lavoro ha il reddito di cittadinanza, ma allo stesso tempo deve dimostrare che sta cercando lavoro per poterlo avere. E allo stesso tempo lo Stato deve trovarlo questo lavoro, perché con i soldi spesi per i centri per l'impiego si fa questo. Assunzioni, 10.000 assunzioni delle forze dell'ordine, snellimento della giustizia, so che qui ci sono i ragazzi del CIAG, il Comitato Idoni Assistenti Giudiziari, ecco, loro, assistenti di giustizia, scusate, sono in fondo, li saluto, effettivamente queste qui, anche loro hanno bisogno di... Loro hanno bisogno di lavoro, i tribunali hanno bisogno di andare avanti, quindi non è una questione loro, è una questione di tutti, anche perché ci sono multinazionali, ci sono aziende americane che non stanno venendo a investire in Italia, perché non sanno bene qual è la giustizia, come funziona, hanno paura di prenderla in quel posto lì, mettiamola in questo modo. Ecco, se la giustizia funzionasse, se fosse veloce, noi avremmo anche altri...
investimenti qui sul territorio. E poi voglio chiudere lasciando la parola a chi è venuto molto gentilmente qui a dare il suo sostegno alla lista. Con la legge Fornero, il superamento della legge Fornero è importantissimo. Ma non lo dico soltanto per chi vuole andare in pensione, lo dico, scusate, ho 30 anni, lo dico anche per i giovani che vorrebbero prendere il vostro posto. Perché di questo si tratta. Perché se noi riusciamo a superare questa legge schifosa, andando a quota 100, abbiamo i soldi per fare questo, vorremmo abbassare ancora, ma i soldi sono per questo e non sono qui a dare 1000 euro a tutti come fa Berlusconi. Vi dico quello che siamo in grado di fare. Legge Fornero, superiamola. Quota 100 significa età anagrafica più anni di servizio, che arriva a quota 100 lascia il posto a qualcuno più giovane. Queste sono questioni che noi vogliamo fare. Ci serve il sostegno di tutti voi che siete qui. Vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione e voglio lasciare la parola a Giancarlo Cancellieri.